Ciao ragazzi, bentornati su Sharing, il canale che parla di tatuaggi a 360 gradi. E se sei per la prima volta su questo canale e non vuoi perdere altri video come questo, iscriviti e pigia sulla campanella. Detto questo, oggi volevo parlarvi della Slidertron. Slidertron, che è della Vlad Blood, che è un produttore russo. Ma prima andiamola a vedere da vicino e poi vi dico cosa ne penso. Allora, così come si presenta la Slidertron, scatola in cartone. Andiamo ad aprire sacchetto, porta macchinetta in vellutino nero, e un foglio di istruzioni in inglese. Come detto prima, sacchettino nero per mettere la macchinetta, per portarla in giro. E macchinetta dentro un elegantissimo sacchetto di plastica. Sto scherzando, eh. Plurivolt per non prendere le botte. E qua abbiamo la macchinetta. Non so se riuscite a capirlo dalle immagini, ma questa macchinetta è davvero piccola. È davvero, davvero piccolissima. Macchinetta slide che è costruita completamente in alluminio. RCA qui in alto, che a mio avviso è davvero comodo perché riduce lo sbalzo del cavo e quindi sentiamo meno il peso della macchina. Se noi avessimo avuto l'RCA qua e il cavo lontano, avremmo sentito di più lo sbalzo della macchina. Avendolo qua, noi abbiamo tutto il peso molto molto vicino al nostro polso. Quindi questa cosa mi piace già davvero tantissimo, perlomeno è una cosa nuova. Macchinetta slide che arriva così, il gommino l'ho messo io, e il fissaggio del tubo è a clip come per la macchinetta Ergo che abbiamo visto precedentemente. La macchinetta è 6x7x22, ma 22 perché è solo questo pressacavo qui, se no la macchinetta sarebbe anche 20. Il range di questa macchinetta è dai 6,5 ai 7 volt. Lo stroke, quindi lo slide, è di 4 mm e questa macchinetta pesa soli 83 grammi. Le finiture sono fatte davvero bene. Adesso la proviamo ad accendere al voltaggio che dicono loro. Un po' rumorosina. A vuoto è un po' rumorosina, magari col l'ago cambia. Proviamo ad andare a montargli un ago. Teniamo spinto in giù lo slide per vedere l'uscita massima della macchinetta. Dopodiché fissiamo. Che l'uscita è un 4, si vede tutto. Si vede tutto perché io ho il mio ago dentro mezzo millimetro al tubo. E una volta accesa abbiamo una bella uscita del lago. Tra l'altro è un motore che si ferma subito, subitissimo, è reattivissimo. Effettivamente il rumore col lago è sceso di un bel po'. Il prezzo di questa macchina è di 327 euro. Più spese di spedizione. Penso di avervi detto tutto. Questa era la Slidertron da vicino e adesso andiamo a farci quattro chiacchiere. Allora, la macchinetta Slidertron, inizio col dirvi che è una macchinetta piccolissima. Io l'ho presa in convention a Milano perché c'era lo stand di questi produttori russi. Ero attratto da questa mini macchinetta. Io sono molto attratto dalle slider, perché a me come rotative le slider, secondo me, sono buonissime, sempre e comunque, almeno che non sono di bassissima fattura, ma altrimenti le slider sono davvero ottime e precisissime come macchine. Quindi ho visto questa macchinetta piccolissima e ho deciso di prenderla. È piccolina, è una slider e a me le slider piacciono molto. Ha questa genialata dell'RCA in alto, che anche questo sembrerà una sciocchezza, ma il fatto di portare il cavo più vicino all'asse fa sì che il peso si senta molto meno.
è equilibratissima. Avessimo avuto il cavo qui dietro, il peso si sarebbe sentito molto di più. Mettendolo qua sopra si avverte molto molto meno. Macchinetta con motore potente che vibra un pochino ma non troppo, forse dato dal fatto che è molto piccola, quindi si avverte un pochettino in più rispetto alle altre macchine, ma macchinetta che spinge davvero bene. Macchinetta che spinge davvero bene. Soprattutto questa macchinetta, essendo così piccolina, è una bomba se dobbiamo fare delle cose piccoline, con un 3 linea, con un 5 linea, dei riempimenti piccoli, perché questa macchinetta per le linee sottili è precisissima. Perché questo slide, a parte che obbliga l'ago a far su e giù e a non muoversi, ma poi la slide non ha gioco, ma proprio zero, non ha nessun tipo di gioco, quindi è precisissima. Sulle cose piccole è una bomba. Poi ti spinge anche cose grosse, riesce a sfumarci, un po' cattivella forse se devo colorare tanto, ma comunque riesce a farci tutto. Se la voglio un po' più morbida, posso montargli comunque delle cartucce. Quindi, se vogliamo fare delle linee precise, possiamo usarla con degli aghi classici. 3, 5, 9, 7. 7 non l'ho detto perché non mi piace, non volevo dirlo. Ma se vogliamo averla un po' più morbida, perché ci rendiamo conto che altrimenti batte troppo per colorare, anche se non è proprio cattivissimissima, però spinge, possiamo usare delle cartucce. Cosa dirvi d'altro? Prezzo onesto, finiture fatte bene, il fatto che è piccola e quindi molto in alto non incide sul peso, è comoda anche con grip monouso che pesano poco. Le grafiche sono bellissime, se voi andate a guardare il sito di questi produttori qua troverete delle macchine davvero figosissime, sia a bobina che rotative, perché loro sono una ditta che ha una cifra di macchinette famose soprattutto per le bobine, ma che sta entrando anche nel mercato delle rotative, perché anche di questo ormai ne hanno un po', ma per le bobine un po' in queste, ma soprattutto nelle bobine, hanno delle grafiche davvero bellissime. C'è quella tamarra tutta oro, c'è oro madreperla con i dollari sulle bobine, quelle un po' meno truzze fatte in questo stile qua. Ci sono quelle dei cartoni, ci sono quelle dei Simpson, ci sono tutti i tipi di grafiche di macchinette. Quindi oltre che essere buone e a costare il giusto, quindi non una follia, sono anche belle perché non so se sono personalizzabili, non mi ricordo bene, forse sì, sul sito puoi scegliere di che colore, come farle, con che bobine, ma ne trovate anche tantissime già pronte e davvero strepitose. Sono davvero belle, guardateci perché sono davvero belle. Tornando a lei invece, mi piace anche perché nonostante è così piccolina, ha un'uscita dell'ago da 4 mm. E a me il 4 mm fa sempre piacere. Non so perché gli altri si ostinano a fare macchinette con l'ago che esce massimo di 3.5. A mio avviso sono scomodi. Il 3.5 a mio avviso non è adatto a tutti i tipi di pelle. Per farli diventare adatti a tutti i tipi di pelle bisogna tirare la pelle tantissimo. Perché appena la pelle è un po' morbida il 3.5 sulla pelle si inceppa. E non ce n'è. Il 4 ti permette di lavorare e di non inceppare mai, magari è leggermente più lenta perché l'ago fa più volte su e giù essendo un 4 mm invece che un 3.5, ma è davvero una roba irrisoria, ma non si inceppa mai, quindi piccolina e nonostante la sua poca altezza, bassezza, come si dice in questi casi, nonostante la sua dimensione minuta ha uno slider da 4 mm. E a me questa cosa piace. Piace che è piccola, piace il design perché è davvero bella come macchina. Piccola, bella, ha un 4 mm, spinge come un mostro. Non ha un difetto questa macchinetta. Il prezzo ci sta, perché ci sta. Quindi bravi russi, bravi, perché avete fatto un ottimo lavoro. E si merita un bel 9 questa macchinetta. Questa è una macchinetta da 9. È anche una macchinetta che se voglio iniziare non è male. Perché pesa anche poco, quindi chi è abituato a lavorare con la matita sulla carta, se trova in mano un mattone magari è scomodo. Questa macchinetta offre leggerezza, che è vero, ma il peso è comunque indietro. Quindi mi aiuta a fare le linee, perché il peso è un po' indietro, quindi affonda già un po' lei nella pelle, ma è maneggevolissima. Quindi se sto iniziando, anche questa macchinetta è una bomba. È una bomba. Perché comunque quando inizio con cose piccole. Non è che inizierò a usare degli aghi del 18, userò un 3, userò un 5, userò un 7, quindi a mio avviso per iniziare ottima, per chi lavora da anni ottimissima, perché riesce a fare delle cose piccole, dei dettagli, che è davvero una bomba. Quindi una bomba, penso di avervi detto tutto, vi ringrazio, spero che piaccia anche a voi perché a me piace davvero tanto,
Fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento qua sotto, mettete un like se vi è piaciuto il video, condividete il video, iscrivetevi al canale perché è ancora più importante e per il momento ciao, alla prossima!